È un momento bello, si ripete ogni anno, l'abbiamo fatto anche in lockdown, l'abbiamo fatto sotto, mi ricordo, grazie a Walter, mi voglio ringraziare il CSI Centro Sportivo Italiano, Angelo, l'amico Angelo, De Marcelli, stanco, sì, e nonché Abruzzo Bike, l'amico, il tema Abruzzo Bike, che è padre Marcone, tratta di motori, guarda, come me, quindi per la loro sensibilità verso questi bambini, bambini che purtroppo anche in questi giorni sono costretti, sono relegati a stare in ospedale quando potrebbero stare a casa a festeggiare. E questo non è un altro che un momento per annientare la loro attesa in ospedale, nella speranza che tutto vada bene e possano tornare a casa per godersi questi bei giochi che voi avete messo a disposizione. Un grazie anche alla Liscia dei Giochi, vedo qui ogni anno sensibile a questa iniziativa. Vi voglio ringraziare di nuovo della gentilezza, della disponibilità e soprattutto di questa sinergia che con il mondo sociale, associazionistico, che ci sprona a fare sempre meglio, a dare un'assistenza sempre migliore ai cittadini, in questo caso a tutti i nostri bambini. Grazie. L'epidemia da Covid, soprattutto nella fascia pediatrica, sembra essere sotto controllo, però hanno preso il sopravvento altre forme virali, forme respiratorie, che in popolazione pediatrica negli anni precedenti non è venuta a contatto con questi virus, attualmente invece sta mietendo un sacco di malati, proprio tra le fasce più piccole. Giornata sportiva all'insegna della solidarietà oggi qui all'ospedale di Teramo. Sì, come ogni anno di consuetudine a fine stagione Abruzzo Bike in sinergia con l'ente CSI organizza la giornata dei doni ai bambini in cambio di un sorriso, diciamo così. Quindi ci siamo organizzati col direttore generale, con il vescovo Monsignore Ruzzi e il direttore della pediatria, per effettuare, ecco, questo dono a tutti i ricoverati in questo momento, in questa giornata, e in cambio di un sorriso da parte loro per essere, diciamo, vicini anche nel sociale e nella solidarietà.